Non si può. Dopo si può il duomo. No, con calma, eh. Noi se andiamo di là entriamo in Francia. Ma sì, era tutto aperto, adesso 2 anni che ci sono loro. Perché i francesi hanno deciso di mettere le frontiere. Diciamo che è peggiorato nelle ultime settimane. Prima era solo, diciamo, con i migranti, quindi fermavano solo i migranti e per poi rimandarli in Italia. Adesso, oggi come oggi, sono controllati tutti gli italiani. Io ho vissuto come frontaliere quando c'erano le frontiere, quando si passava con la carta d'identità, quando c'erano i controlli. Quando c'erano i controlli, che c'era il controllo vero e proprio con la dogana italiana e francese, era meno controllata di oggi. Io la carta d'identità per andare a lavorare non la portavo più. Oggi come oggi devo partire con i documenti dietro perché rischio che mi rimandano indietro anche a me. Una volta riuscivamo ad arrivare a Monte Carlo in 2 ore, adesso ce ne vogliono 3 e mezzo. E mezzo. 4 anni fa ho iniziato a lavorare in Francia e non mi ricordo che ci fossero controlli. Non è che possono fermare tutti i giorni. Si crea quella coda che magari arriva alla prima, alla seconda galleria, già la mattina alle 7. Adesso avete solo da togliere tutto e via, passano chi vuole. Dovrebbero passare senza bloccare le vetture come tutte le altre persone al mondo. Non vedo perché. Ma la Francia non ne vuole. Che si ammazzano anche per passare tante volte. Oh. Se ognuno di noi ripassasse la storia, anche questi ragazzi vivono quella paura e che hanno vissuto i nostri quando eravamo in guerra. Noi per fortuna non l'abbiamo conosciuta. Perché quando mio papà e mia mamma sono tornati dalla guerra, le loro case erano bruciate. Mi vergognavo, cioè mio papà, ma perché dovevo stare in una baracca? Se noi aiutiamo un po' tutti, staremo meglio tutti, è come se pagassimo tutti le tasse, ne pagheremo tutti meno. Vogliono designare questa manifestazione come una manifestazione contro Ventimiglia, cosa che assolutamente non è. È una manifestazione di tutte le persone che si sentono coinvolte da quella situazione che tutti noi conosciamo. Ci sono tantissime volontarie e volontari che si danno da fare. Fondamentalmente noi vogliamo l'apertura delle frontiere, quindi quella situazione di stallo qua a Ventimiglia è esattamente quello che vorremmo che cambiasse. Un permesso di soggiorno europeo, ovvero la possibilità per chi arriva in Europa di poter scegliere dove andare, e questo non è fantascienza, è qualcosa che qualche anno fa già è accaduto. Le frontiere sono solo dannose. Noi dalla politica non vogliamo propaganda e non sono i migranti per noi il problema, ma è proprio questa è la questione dei controlli. La gendarmeria che sta facendo dei controlli assurdi.